Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Non spaventatevi quando toglierò la fascia per i capelli perché sono stata ieri dalla parrucchiera e la situazione al momento è questa. Per cui sì, sono liscia, almeno per questo video, magari anche per alcuni dei prossimi che vedrete nel corso del tempo, visto che magari registrerò qualcosina. L'inizio di questo video lo uso per aggiornarvi su quello che sarà il futuro del canale, perché durante tutto marzo praticamente vedrete i video dalla Slovenia, dal mio on the road, di cui parleremo anche in questo video, mentre da aprile in poi vedrete i video nuovi dalla Germania, perché appunto riprende la mia rubrica sulla vita in Germania, visto che sto per ripartire. Anzi, mentre mi vedete, io sono in viaggio verso appunto Münzingen, dove tornerò. E appunto, magari potete fare un salto sul mio Instagram, dove appunto vi terrò aggiornati un pochino di più su quello che sarà la mia vita appunto per la seconda stagione in gelateria. Quindi vi chiedo anche se avete qualche idea, se avete qualche curiosità appunto per quanto riguarda la Germania e appunto la vita in Germania, lasciate un commento qui sotto in modo tale da farmi sapere se volete qualche video, eccetera. Cercherò di organizzarmi al meglio per farveli vedere. Detto questo, cominciamo con il succo del video, che è appunto quello che ha da offrire la Slovenia e perché dovreste andarci, magari facendo appunto un on the road, tipo quello che ho fatto io. La Slovenia è molto particolare perché, data appunto la sua posizione geografica all'interno dell'Europa, è un mix di culture straordinario perché ha delle influenze italiane, delle influenze balcaniche, ma anche germaniche in alcuni punti. Quindi è veramente un miscuglio veramente unico e soprattutto ha una natura veramente incantevole al suo interno. Purtroppo però, almeno negli ultimi anni, non è stata molto considerata, anzi dai turisti è stata spesso trascurata come meta, ma ha mo veramente moltissimo da offrire. Io nei video che vedrete non vi spoilerò granché, in realtà perché appunto voglio farvi vedere i video. Ho fatto 3 giorni in Slovenia visitando 3 posti diversi, mo molto diversi tra loro. La mia prima tappa è stata Pirano, che è una cittadina molto piccola in realtà sulla costa, che si visita in pochissime ore e appunto può essere anche un'idea per farvi una gita fuori porta durante l'estate. Se siete nella zona di Trieste, magari state veramente molto poco ad arrivarci e a passare comunque una giornata in tranquillità sulla costa slovena. La mia seconda meta poi è stata Lubiana, che appunto è la capitale, quindi una città un pochino più importante. In ogni caso, rispetto ad altre capitali europee, è comunque molto tranquilla e visitabile tranquillamente a piedi o addirittura in bici se volete affittarne una. Terza meta per quanto riguarda il mio viaggio on the road è stato il lago di Bled, quindi l'attrazione forse è quella più popolare per quanto riguarda la Slovenia. Perché appunto c'è questo lago che è caratterizzato dalla presenza di un castello praticamente a picco sul lago e da un isolotto che appunto creano un quadro spettacolare, un'atmosfera abbastanza magica, soprattutto se riuscite ad arrivarci con la neve. Nel mio caso non c'era la neve, però comunque sì, è stato veramente spettacolare. Queste sono le 3 città che ho toccato io, i 3 paesi che appunto ho visitato io. Posso però consigliarvi qualche altra città, magari se avete più tempo o se volete fare qualcosa di diverso. Prima attrazione che posso consigliarvi si trova sulla strada tra Pirano e Lubiana, più o meno a metà strada, e sono le grotte di Postumia, spettacolari. Ci sono stati i miei genitori qualche anno fa, io ho deciso semplicemente di non fermarmi e di non fare una tappa intermedia per andare direttamente a Lubiana, ma assolutamente consigliate. E lì vicino c'è il castello di Prediama, penso si dica così, spero che mi perdonerete la pronuncia, che magari non vi dice nulla come nome, ma è abbastanza famoso perché è un castello molto particolare, costruito praticamente in una grotta. Vi lascio un'immagine qui, magari vi è familiare. Tra Lubiana e Bled invece potete trovare la città di Krani, anche qui la pronuncia non so se sia giusta, che è la quarta per grandezza in Slovenia e anche qui merita, se avete tempo, una visita. Magari non è lontanissima da Lubiana, quindi se avete qualche giorno in più magari da passare a Lubiana potete pensare di fare una gita appunto in giornata a Krani, in questa città.
Passando invece alla parte montuosa, posso consigliarvi un altro lago che magari non è conosciuto come quello di Bled, che è appunto il lago di Boini, non so anche qui la pronuncia, che è famoso per essere il più esteso della Slovenia. Anche qui è abbastanza pittoresco, meno probabilmente del lago di Bled, ma se volete evitare appunto la folla di turisti che potreste trovare al lago di Bled è un'ottima alternativa. In più vi dico che tutta la parte della montuosa, quindi con le Alpi, quindi compreso il lago i due laghi di cui vi ho parlato, ma anche avvicinandoci praticamente al confine con l'Italia e a Tarvisio, cioè la città di Gradiška Gora, sono molto famose, questa zona qui è molto famosa anche per le terme, quindi se cercate un po' di relax è davvero una zona ideale per appunto rilassarvi un pochino e coccolarvi un po'. Ovviamente non sono le uniche cose da vedere, appunto vi ho spiegato un pochino quello che vedrete nei prossimi tre video senza spoilerarvi troppo. E vi ho dato anche qualche consiglio in più se volete appunto seguire il mio itinerario aggiungendoci qualcosina. Se siete stati in Slovenia, in località che io non ho menzionato, lasciate un commento qui sotto consigliandole o se vi siete trovati bene o sconsigliandole se non vi siete trovati bene, in modo tale che questo video risulti utile anche a chi appunto vuole provare un itinerario diverso da quello che vi ho proposto io, diciamo così. Vi ricordo che in descrizione trovate link a tutti i miei social in modo tale da seguirmi in diretta nelle mie avventure. Mi raccomando, seguitemi. Se state vedendo soprattutto questo video appena caricato, vi ricordo che su Instagram troverete sicuramente le mie stories per quanto riguarda il mio viaggio in Germania, perché piccolo spoiler, salirò in macchina, quindi mi farò 700 km in macchina, sperando di non rimanere a piedi. Quindi se siete curiosi di vedere il mio on the road in Slovenia e poi anche le mie avventure in Germania, iscrivetevi al canale in modo tale appunto da rimanere sempre aggiornati. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!